Serra San Bruno inizia a prepararsi a questo imminente Natale del 2022. Ci troviamo all'entrata di San Rocco. Come vedete il negozio splendidi, splendenti, splende davvero, con tutte queste luci, con queste luminarie, con questo bellissimo fiocco che vi dà il benvenuto. Qui si vende l'acqua e un sacco di prodotti veramente a costi bassissimi. Adesso entriamo dentro Serra San Bruno e vi renderò protagonisti di questo bellissimo paese, vedendo anche tutte le altre luminarie che i negozi iniziano ad allestire. Alle nostre spalle invece guardate il bar di San Rocco, che salutiamo, lo vedete? Anche loro hanno messo le luci. E salutiamo anche la casa qua, Stocco House. Quindi andiamo dentro Serra a dare un'occhiata. Questo è il fioraio all'entrata di Corso Umberto I. Qui hanno deciso di fare una luminaria diversa, un orsacchiotto che sa di dolcezza, perché i fiori sono dolcezza, delicatezza, savoir-faire, ma soprattutto cortesia. Entriamo su Corso Umberto I. Anche il Lion Bar con la nuova postazione delle bellissime luci. Ed ecco la prima luminaria di Corso Umberto I sulla nostra destra. C'è subito questo negozio nuovo, poi c'è il cinema che tutti conosciamo, anche con le sue luminarie dorate molto eleganti, che dovete sapere poi che a seconda del negozio uno ha le luminarie, no? Qui altre luminarie, sulla nostra sinistra ancora luminarie, in settimana dovrebbero fare anche l'albero natalizio qui, decorarlo, credo l'abbiano messo oggi, diamo un'occhiata. Vediamo un po', eccolo qua l'albero di Natale 2022 in piazza Matrice, come vedete ancora non ha le luci, credo le metteranno a breve. Questo è il corso di Serra San Bruno, corso Umberto I, la parte più bella del centro storico, dove ci sono i negozi, i bar, dove la gente si fa una passeggiatina la sera. Salutiamo Moniglia con albergo e gioielleria, che poi mi ha spiegato che Moniglia, il nome Moniglia deriva da Monili. Come vedete il Golden Bar, Rettura Gioielli, tutti quanti hanno delle illuminazioni, anche il Tabacchi dei Vallelunga, che salutiamo, alle illuminazioni Red Passion, rosse. Oggi poca gente perché le temperature sono abbastanza rigide, 9 gradi in questo momento, poi lo sapete che serve un po' come bagnaturo, essendo vicino a Fiumicinale e il freddo è più pungente. Salutiamo l'avvocato Tripodi che si fa una passeggiata, vedete di fronte Sinergy, si è girato come a dire cazzo, GJ in mezzo alle scatole sempre. E questa vabbè è tutta la parte del centro storico, adesso vedete tutti questi lampioni antichi di Serra, che ne fanno da padrona su questo corso, sono antichi, richiamano un po' i tempi del comunismo, diciamo, sono secondo me in ferro battuto in ghisa, sono molto belli da vedere e poi fanno questa luce abbastanza fioca romantica. Se vi ricordate l'anno scorso vi avevo resi partecipi di una chicca di Serra San Bruno, credo che sia una delle decorazioni più belle che abbia mai visto, il tabaccaio dei Tassone, guardate, è bellissimo. È una bomboniera, è stupendo, vedete?